Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Napoli 1, oggi giovedì 18 luglio. Apriamo l'edizione odierna con la cronaca, tragedia a Torre Annunziata in provincia di Napoli. Massimo Eboli, un operaio di 42 anni, è morto ieri per annegamento nei pressi dello scoglio di Rovigliano. L'uomo, sofferente di epilessia, ha accusato un improvviso malore mentre raccoglieva cozze. A nulla è valso l'intervento degli uomini della Guardia Costiera, allertati dalla chiamata di un amico di Massimo che si trovava in mare con lui al momento del tragico evento. Proprio presso lo scoglio di Rovigliano, una ventina di anni fa, morì anche un fratello del 42enne operaio torrese deceduto ieri. Un quarantenne di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, ieri pomeriggio è stato ferito a colpi di arma da fuoco mentre si trovava in via Marotta. A sparare contro di lui sarebbe stato il titolare di un ufficio di spedizioni postali private, che è stato successivamente ammanettato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. La vittima del raid è ora ricoverata presso la clinica Villa Betania di Ponticelli, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione dell'accaduto fatta dagli inquirenti, il responsabile del ferimento avrebbe agito per dare una lezione al quarantenne che aveva una particolare abitudine: fumare marijuana con alcuni amici proprio nei pressi dell'ufficio postale privato di via Marotta. Invitato ad una festa di compleanno di un amico, qualche ora dopo si ritrova in un letto di ospedale e con un occhio completamente distrutto. Il tragico episodio è accaduto nella notte tra lunedì e martedì sulla spiaggia di Ischitella a Castelvolturno. L'uomo, un cinquantenne impiegato di Trentola Ducenta, comune del Basso Casertano, durante i festeggiamenti è stato centrato a un occhio a seguito dell'accensione di un particolare fuoco d'artificio fatta da un altro convitato. Trasportato immediatamente all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove tuttora ricoverato, al cinquantenne dipendente pubblico purtroppo non è stato possibile salvare la funzionalità dell'occhio colpito. Ed ora passiamo alla politica locale. A Marano Comune, a nord di Napoli, l'altra sera primo consiglio comunale dell'amministrazione Liccardo. Vediamo il servizio di Antonio Sabatino. Angela Di Guida, 24enne neoletta in consiglio comunale con la lista PDL, nipote del consigliere provinciale Antonio Di Guida, l'altra sera, durante il primo consesso civico dell'amministrazione Liccardo, è stata nominata presidente dell'assemblea maranese. A votarla sono stati 14 esponenti della maggioranza di centrodestra. Durante questo primo consesso civico sono stati eletti anche due vicepresidenti, e cioè Salvatore Ricciardiello, in rappresentanza della maggioranza per la lista Liccardo Sindaco, e Domenico Paraiola del Partito Democratico, componente della minoranza. E, proprio in relazione a questa investitura ufficiale, ascoltiamo le considerazioni della Di Guida. Ringrazio tutti i consiglieri che mi hanno consentito di arrivare fin qui, quindi di ricoprire questa carica importante. Mi hanno affidato quindi la carica di rappresentare l'intero Consiglio Comunale e spero vivamente di dimostrare a tutti di essere in grado quindi di ricoprire questa carica e di dimostrare a tutti che merito questa carica e che quindi ho le qualità per poter continuare ad esercitare questo incarico. E ringrazio tutti i cittadini maranetti che forse più di tutti mi hanno consentito di essere qui ora e di vivere uno dei momenti più belli ed emozionanti della mia vita. Ma il Consiglio Comunale dell'altra sera ha riservato anche una presa di posizione ufficiale in relazione alla neocostituita giunta di centrodestra varata la scorsa settimana dal sindaco Angelo Liccardo. Durante l'assise, infatti, due consiglieri di maggioranza eletti nella lista civica Piazza Pulita si sono dichiarati indipendenti. Non condividiamo il metodo con il quale, in rappresentanza del nostro movimento politico, è stato nominato in giunta l'assessore Leodoro Belmare, hanno infatti affermato Vincenzo Passarello e Lorenzo Abbatiello, e da oggi quindi ci dichiariamo indipendenti. Ed ora passiamo all'attualità, parliamo di ZTL e commercio nel centro storico di Napoli. A circa 2 anni di distanza dal varo della zona a traffico limitato, nei giorni scorsi le colleghe di RoTV Italia, Giuliana Gugliotti e Antonella Scirocco, hanno fatto il punto sull'andamento del settore commerciale. Vediamo il servizio. Toledo, una delle principali vie dello shopping napoletano. Migliaia di persone transitano da qui ogni giorno. Ma cosa è successo con la ZTL? Andiamo a scoprirlo!
ci troviamo con il signor Rosario Ferrara, che è il referente territoriale del centro commerciale Toledo Spirito Santo, e sentiremo dalle sue parole come vanno le cose in merito alla zona commerciale, al commercio riguardo alla ZTL. Dunque, la situazione è abbastanza complicata perché ci troviamo di fronte a una emergenza dei trasporti pubblici, dove c'è una distanza abissale tra un passaggio e l'altro delle varie linee che servono in questo nostro territorio, e quindi la gente non scende, è un po' diciamo infastidita dal fatto di dover scendere al centro e quindi sopportare questi disagi. L'unico mezzo di accesso al centro rimane la metro, che improvvisamente da forfè perché ci sono problemi tecnici una volta, perché poi ci sono dei guasti in un'altra. Parcheggi non esistono, il primo di prossimità è quello del Brin via Marina, e quindi in queste condizioni veramente stiamo affrontando una seria problematica di vivibilità proprio dei nostri negozi. Il presidente Ferrara decide di accompagnarci in questo tour che va da Piazza Dante fino al primo tratto di via Toledo per sentire le voci dei commercianti. Buongiorno! Come va con questa ZTL? Malissimo. Come mai? Perché ha un procedimento di regolazione stradale che non ha un senso comune, salvo che quello di vedere la Piazza Dante storica con i mercatini di bancarelle, manifestazioni delle più varie. Quindi lei nota un effettivo calo di affluenza? Del 70% circa. Poca gente che entra nei negozi, è diventata una zona molto solitaria, e sinceramente anche noi storici, bravi commercianti, ci troviamo in condizioni disagiate. Va male. Noi abbiamo perso parecchi clienti perché venivano qui con le macchine per comprare valigie, perché qui vendiamo valigie e sono abbastanza ingombranti, e quindi abbiamo perso tantissimo. È da tempo che stiamo facendo richieste, ma niente, nessuno ci ascolta. Abbiamo avuto un calo quasi del 43%. E continua ancora a scendere, quindi siamo proprio in croce totale, anzi siamo quasi per chiudere. La media del calo di incassi è stata intorno al 40%, per il food abbiamo registrato invece, e quindi lì potremmo attribuirlo alla crisi, che a parità di numero di scontrini è stato l'incasso invece che è calato di oltre il 50%. Ci troviamo in una pasticceria, anche questo settore ha subito delle difficoltà riguardo con l'avvento della ZTL? Assolutamente sì, nonostante il nostro prodotto comunque di altissima qualità, abbiamo comunque accusato molto questa ZTL proprio a causa della marcata circolazione delle automobili, quindi logicamente c'è stato un afflusso abbastanza basso. Posso chiederle come vanno gli affari con la ZTL? Gli affari vanno bene, per fortuna. Il caffè lo prendono ancora. Ci sono delle correzioni da apportare, questo sicuramente. Per il resto va bene la ZTL. Guardi, non troppo bene, ovviamente. Anche se noi eravamo tra i fautori, siamo sempre stati tra i fautori della ZTL. Soltanto che abbiamo sempre detto negli ultimi tempi che il sindaco avrebbe dovuto ascoltarci. Inizialmente eravamo anche abbastanza soddisfatti di come andavano le cose, ma nell'ultimo anno e mezzo, con la crisi dei trasporti pubblici, non dovuta all'amministrazione comunale, questo lo sappiamo, è un problema della regione, circumvesuviana che non funziona, cumana che non funziona, i trasporti cittadini al 30%, il sindaco avrebbe dovuto in tempo, quindi diciamo anche un anno e mezzo fa, rivedere il provvedimento. Se il sindaco non prende i mezzi pubblici, allora lui non saprà mai come funzionano i trasporti a Napoli. Se li prende, si renderà conto di come sta la situazione. Il sindaco si è fatto portavoce di una promessa, cioè trasformare la corsia preferenziale di Piazza Dante in zona a traffico limitato, e quindi modularne l'accesso al centro, dare possibilità ai motorini di passare H24 e le auto dalle 18 del pomeriggio alle 9 del mattino. E si è passato ancora un mese da quest'altro e ultimo proclama, e siamo ancora in attesa di una risoluzione.
E chiudiamo l'edizione odierna con lo sport. Il calcio Napoli, ieri il presidente Aurelio De Laurentiis durante il suo filo diretto con i tifosi, realizzato grazie al social network Twitter, ha reso noto che il prossimo 29 luglio il Napoli giocherà al San Paolo contro i turchi del Galatasaray e che la cessione di Cavani al Paris Saint-Germain ha fruttato alle casse della società partenopea 64 milioni e mezzo di euro. Sempre in relazione al calciomercato 2013, De Laurentiis ha annunciato che in questi giorni è a Napoli per le visite mediche il difensore spagnolo Raúl Albiol, proveniente dal Real Madrid, ed infine ha confermato che sono in corso trattative con gli attaccanti Damião e Higuaín. Questa era l'ultima notizia del TG Flash di Napoli 1. Io vi ricordo che potrete contattarci per segnalazioni e denunce all'indirizzo tvnapoli1@gmail.com. Vi ringrazio per essere stati con noi. Arrivederci.